La direzione aziendale dell'ASPDN comunica che prende vigore la campagna vaccinale di prossimità anti-Covid nei comuni che costituiscono il bacino territoriale dell'azienda sanitaria provinciale. La squadra di vaccinatori si sposterà nei comuni dove si registrano le percentuali inferiori rispetto alla media provinciale dei vaccinati. I carabinieri del Comando Provinciale di Enna nella giornata del 24 hanno dato esecuzione al mandato di arresto europeo nei confronti di un 22enne olandese in veria da gira, accusato dalla polizia olandese di detenzione di materiale pornografico attraverso lo sfruttamento di minori, estorsione e minaccia. L'organo di polizia olandese, venuto a conoscenza dell'arresto eseguito, ha fatto pervenire al Comando dei Carabinieri di Enna i sentiti complimenti per il buon esito dell'attività e la professionalità con cui si è operato sul territorio. Riconfermati alla guida di parrucchiere ed estetiste CNA Paola Panvini e Patrizio Scarentino. Continueremo a lavorare in favore dei nostri colleghi, hanno dichiarato. Per l'impossibilità di garantire l'accesso in presenza a più di 60 persone, non si terrà l'elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Ascom Fidi Sicilia di Caltanissetta ed Enna, che era stata prevista nel corso dell'assemblea della cooperativa convocata per oggi. Adesso il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre in tempi brevissimi un regolamento elettorale per far sì che tutto si svolga con modalità idonee a garantire la più larga partecipazione dei soci e l'assoluta segretezza del voto. Consegnata al sindaco di Troina Fabio Venezia al termine del convegno sulle proprietà salutistiche dell'olio d'oliva svoltosi nei giorni scorsi a Chiaramonte Gulfi, la bandiera ufficiale Città dell'Olio. Siamo onorati di aver ricevuto questo riconoscimento, ha commentato soddisfatto il sindaco, che sancisce la nostra adesione a questa rinomata associazione. Abbiamo già concordato con il presidente Sonnessa un primo evento a settembre. Calcio, per la prossima stagione si è messo a disposizione della Leonfortese Alberto Dottore. Consulente finanziario, Dottore è un esperto conoscitore del mondo del calcio, sia come ex calciatore che come arbitro e dirigente. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento del secco residuo. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta della plastica e del secco residuo domani mattina e dell'umido e del cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.